abbiamo detto in queste ore di quanto la situazione sia complicata, anche se hai una patologia diversa dal Covid, anzi soprattutto se hai una patologia diversa dal Covid, e purtroppo la testimonianza di stasera è una testimonianza di mancata dignità della malattia, e non aspettavamo un epilogo così, ma anche della morte. Ci racconti che cosa è successo a cominciare da ieri? E dignità della persona, perché viene a mancare la dignità della persona in queste condizioni. Ieri mattina noi abbiamo chiamato il 118, che si vuol dire, loro dopo mezz'ora, con tutte le emergenze che hanno, erano a casa di mio suocero. Perché bloccate fuori dai pronto soccorso, come è successo a tuo suocero, giusto, purtroppo. Giusto. Quindi arrivano a casa? Arrivano a casa, vengono fatti gli esami di routine, viene fatto l'elettrocardiogramma, spunta fuori che c'è un problema con il cuore, fibrillazione a 150 del cuore, ricovero immediato. Si parte, si va al... Immaginiamo che lei sia andato dietro l'ambulanza a seguire questo percorso, questa odissea. Sì, anche perché io ho detto a mia moglie e a mia cognata che volevano venire insieme, fermatevi, basta una sola persona, non c'è bisogno di andare tutti. Quindi dietro l'ambulanza è arrivata al pronto soccorso del San Paolo. Pronto soccorso del San Paolo. Arrivi lì, dice no, non si può... Non scende nemmeno l'ammalato, non lo guardano nemmeno in faccia. Rimane nell'ambulanza, parcheggiato. Parcheggiato, sì, nel vero senso della parola, parcheggiato per 2 ore lì a San Paolo. E c'erano queste due operatrici, perché non le dimenticherò più, del 118, che hanno dato l'anima. Erano, io le definisco due tigri, perché hanno preso la situazione in mano e cercavano di convincere l'altra parte del pronto soccorso ad accettare. Così non è stato. Immaginiamo che abbiano chiamato la centrale operativa, c'è stato uno scambio di parole grosse. A un certo punto da San Paolo vi dirigete. Ci dirigiamo ad Acquaviva, al Miulli, e arriviamo al pronto soccorso del Miulli. Convinto? Convinto, perché c'era stata l'interlocuzione di una dottoressa che diceva portatelo qua, lo ricoveriamo, lo accettiamo. Arriviamo al pronto soccorso del Miulli, si ripresenta la stessissima situazione. Le due soccorritrici del 118 anche qui hanno sbattuti i pugni e hanno lottato, sono riusciti a convincere, perché si tratta di convincere, cioè noi siamo nell'assurdità, si tratta di convincere. Mentre tuo socio era parcheggiato ancora in ambulanza. Era ancora parcheggiato in ambulanza, di convincere l'altra parte ad accettare il paziente. Sappiamo che in ambulanza, ci hanno raccontato le soccorritrici, tuo socio diceva vi prego riportatemi a casa perché era esausto, non ce la faceva più. Sì, ma mio socio non ha avuto mai un legame forte con gli ospedali, quindi per lui era naturale dire andiamo via, però tutta questa situazione l'ha stressato notevolmente. Viene accettato il ricovero alle 21:30 di sera, dopo aver ricevuto l'esito del tampone negativo. 21:30 di sera, calcolando che tutto è cominciato la mattina. 10:40 la telefonata al 118. Quindi è un'agonia più che una accettazione in un pronto soccorso. Voi vi siete un po' rasserenati in quel momento, no? Nel senso è stato accettato, certo, vi siete rasserenati. Avete trascorso la notte fino a quando stamattina siete andati al Miulli per capire se vostro suocero aveva bisogno di qualcosa. Che cosa è successo arrivati in ospedale? E al Miulli mi raggiungere telefonicamente il dottore che l'aveva preso in cura e mi dà una notizia che era quasi vicino a quella più brutta. Dice c'è un attacco respiratorio in corso, stanno facendo un massaggio cardiaco, però la condizione non è delle più belle. Io l'ho già prospettato l'idea che potesse morire. L'idea di che potesse morire, morte che è giunta di lì a 5-10 minuti, non sono trascorsi molti minuti. Probabilmente non fosse stato oggi, sarebbe stato fra qualche giorno, fra un mese, fra un periodo, però
mi diceva lei, morire così non è possibile. Morire così non è possibile, perché quando si tratta di, innanzitutto si tratta di un essere umano, di una persona, ma quando l'essere umano arriva a quell'età, 85 anni, è come se noi stiamo trattando un bambino alla stessa maniera, nella stessissima fattispecie. Quindi è come se avessimo preso un bambino e l'avessimo sballottato a sinistra e a destra. Anche perché voi tentavate di far capire che non c'erano i sintomi del Covid in quel momento, cioè che non aveva problemi respiratori particolari, assolutamente, febbre. Assolutamente, assolutamente. Saturazione, cioè era tutto nella norma. Mio suocero era 20 giorni che non usciva di casa perché soffriva di questi dolori addominali e quindi non ha avuto contatti con l'esterno, ma poi l'esame stesso ci ha dato ragione di quello che cercavamo di spiegare ai dottori. Non è un Covid. A un certo punto abbiamo anche rischiato che il caro suocero finiva tra i Covid, cioè l'assurdità più assurda che una COVID. Persona, un non Covid, finisce tra i Covid. Questo è assurdo, non, è una cosa che non si può accettare. Avete intenzione di denunciare l'accaduto? Sì, sì, ma io credo che anche questa intervista sia un primo passo verso la denuncia. Ma avete intenzione anche di rivolgervi alle autorità dopodiché competenti? Dopodiché noi andremo avanti, andremo alle autorità competenti, ecco perché forse ho dimenticato. Chiamo i carabinieri mi rimbalzano la polizia mi rimbalza alla direzione sanitaria. Non è così, non funziona così. Se vogliamo un'Italia che funzioni, questo deve cambiare, assolutamente, altrimenti andiamo da qualche altra parte. Cosa le resta di questa brutta esperienza finita purtroppo con la morte di suo socio? Il rammarico che noi abbiamo una bella Italia e potremmo avere una bella società, ma queste cose ti spezzano le gambe.